I produttori di latte sono esasperati, stanno portando avanti una protesta che si annuncia lunga per tentare di convincere il governo a mettere in campo iniziative che possano riportare in equilibrio il rapporto dei vari attori della filiera. Oggi ancor di più che in passato è più consistente la debolezza degli allevatori che sono costretti ad accettare condizioni tali che quanto ricevono dalle grandi industrie non riesce a coprire le spese di gestione. In questo modo c'è il concreto rischio che altri allevatori decidano di chiudere le loro stalle e sarebbe un vero disastro per l'agricoltura del nostro paese, dove potenti multinazionali dettano legge. Per Coldiretti lo studio sui costi di produzione del latte bovino, elaborato in esecuzione della legge 91 del luglio 2015, evidenzia che a giugno in Lombardia i costi medi di produzione del latte oscillano da un minimo di 38 centesimi al litro per aziende grandi di 200 capi in pianura, prevalente manodopera salariata con destinazione a formaggi DOP, fino ad un massimo di 60 centesimi al litro per aziende piccole di 20-50 capi che si trovano in montagna o in collina e da prevalente manodopera familiare con destinazione del latte a formaggi DOP. Siamo dunque di fronte ad una palese violazione delle norme, poiché si tratta di un valore inferiore in media di almeno 5 centesimi rispetto ai costi di produzione. E questa analisi non comprende neanche le spese variabili per l'alimentazione. Coldiretti ricorda che quest'anno sono già chiuse più di 1000 stalle, molte delle quali si trovavano in montagna. Questo avrà pesanti ripercussioni non soltanto sull'occupazione, ma anche sulla cura e quindi il rischio di abbandono di quei territori.